futuro passa attraverso le opportunità che Bruxelles mette a disposizione. Visita dell'amministrazione comunale di Torre del Greco al Parlamento europeo. Insieme al sindaco della città Giovanni Palomba, il vice Enrico Pensati, il consigliere comunale Michele Langella. Siamo qui a Bruxelles perché è importante che l'istituzione comune venga qui dove poi è un centro fondamentale per tutti quelli che sono i fondi europei e quello che noi conosciamo del PNRR, dove il Comune di Torre del Greco ha saputo intercettare tantissimi fondi. Siamo qui con una delegazione, il vice sindaco, ecco tutta la realtà nostra, il consigliere Langella, l'onorevole Irvina, l'onorevole Patriciello, affinché noi prendiamo tutte le informazioni per poi all'interno della nostra amministrazione, caro vice sindaco, possiamo fare tutto quello che è dovuto per i fondi europei. Una visita finalizzata ad accrescere la collaborazione e la cooperazione con le istituzioni europee al fine di intercettare fondi che possano rappresentare importanti opportunità per l'economia e lo sviluppo del territorio. Mi vorrei soffermare sulle parole che ha detto il sindaco e sulla importanza di queste giornate. In questo momento stiamo cercando in tutti i modi di aumentare la collaborazione e la cooperazione istituzionale. Siamo nel Parlamento europeo, proviamo chiaramente a spingere quella che è insieme alla delegazione campana, quelle che sono le risorse da destinare ulteriormente alla città di Torre del Greco. Nella delegazione della Campania il consigliere regionale Francesco Iovino. Tanti finanziamenti nell'ambito del ciclo dei rifiuti, della riqualificazione del territorio, della green e della blue economy. Essere presenti in un momento particolare, politico, internazionale, mondiale, in particolar modo quello europeo, è sicuramente una grande testimonianza. Ci sono diversi finanziamenti nell'ambito del ciclo dei rifiuti, nell'ambito della riqualificazione del territorio, start-up per la green economy e per la blue economy, l'economia del mare che tanto può essere strategica per il comune di Torre del Greco, e tanti possono essere i giovani attrattori di grandi finanziamenti. Quindi ci auguriamo e invito qui vicino a me il sindaco di Torre del Greco a prendere un impegno affinché il comune di Torre del Greco insieme alle università campane, in particolar modo le università che vedono importanti iniziative di carattere economico, fare un hub del mare, quindi anche a Torre del Greco, un hub dove potete intercettare i grandi finanziamenti europei. Al fianco dell'amministrazione anche l'eurodeputato Aldo Patriciello. Il futuro passa attraverso la conoscenza delle opportunità che Bruxelles mette a disposizione, perché le risorse in Italia sono sempre di meno, soprattutto dopo le vicende del Covid, c'è un momento di difficoltà. L'Europa per i comuni mette a disposizione risorse, ma per fare questo c'è bisogno della conoscenza, il sapere. Allora, cogliere questo invito e venire qui per allacciare rapporto non soltanto con le istituzioni in senso generale, ma con i funzionari, i dirigenti, per scambiarsi il bigliettino, per trovare un contatto affinché dopo questa visita ci sia un costante rapporto settimanale, mensile, per cogliere le opportunità, per prendere qualche giovane, formare qualche giovane di Torre che possa fare da trade union tra istituzione locale e l'istituzione europea, per capire le opportunità, i bandi, trasferirli al mondo imprenditoriale. Cioè il comune si deve trasformare come agenzia, diciamo, di conoscenza. Prima di essere cittadini di Torre o di Canicattì, noi siamo cittadini europei e come tale abbiamo tutti la responsabilità di avvicinarsi a questa istituzione, coglierne i vantaggi, le opportunità che si vanno a sommare a quelle nazionali, ma queste opportunità sicuramente faranno crescere la nostra comunità. Io ringrazio l'onorevole Patriciello di darci questa possibilità di avere questi incontri e spero che ce ne saranno ancora altri.